Ciao a tutti, sono Mauro, cofondatore di Soplaia e oggi con questo breve video volevo raccontarvi una storia, darvi qualche indicazione, spunto utile sulla spesa a domicilio e magari offrire anche qualche spunto interessante e pratico per gli imprenditori in ascolto. Con Soplaia aiutiamo i ristoratori e gli chef ad acquistare tutte le proprie forniture con un click direttamente dal produttore. Purtroppo, in tempi di Covid, una buona fetta dei nostri clienti si è vista costretta a chiudere la propria attività temporaneamente. Inizialmente, un po' come tutti, abbiamo minimizzato il problema e cercato di andare avanti come se nulla fosse, però ben presto, appunto, quando ci siamo resi conto della gravità della situazione, ci siamo messi a pensare a delle soluzioni e ci siamo resi conto che tre cose principalmente potevamo fare in quest'ordine. Come prima cosa, volevamo mettere in sicurezza l'azienda, i nostri dipendenti, mettere in smart working tutte le persone che potevamo e costruire qualcosa che ci consentisse di sopravvivere a questa crisi e prosperare nonostante il Covid. In secondo luogo, potevamo costruire qualcosa che aiutasse sia i nostri ristoratori sia i nostri produttori. E da ultimo, fare qualcosa nel nostro piccolo che potesse aiutare la comunità. Dopo alcune idee carine ma inapplicabili o del tutto non funzionanti, abbiamo pensato di aprire un canale di vendita, ai privati dei nostri prodotti, dai nostri produttori che, normalmente consegniamo ai ristoranti. Questo avrebbe da un lato aiutato la nostra azienda a recuperare il fatturato mancante e non lasciare a casa nessuno, né metterlo in cassa integrazione o procedere a degli abbassamenti degli stipendi. Dall'altra parte, saremmo riusciti ad aiutare e supportare i nostri produttori, a recuperare fatturato anch'essi. A quel punto, in un weekend, non appena è nata l'idea, il nostro team, che ci tengo a ringraziare di cuore, si è messo a sviluppare un sito web da zero per andare a gestire gli ordini e tutto, e dall'altra parte ha riorganizzato totalmente la logistica per rendere questo possibile. E così è nato frescoelocale.it, che ogni giorno aiuta centinaia di persone ad acquistare prodotti genuini direttamente dal produttore e riceverli a casa sua comodamente con un click, senza muoversi di casa, senza andare a fare la fila al supermercato né rischiare di prendere il coronavirus. E il servizio è già attivo in oltre 100 comuni tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Per questo vorrei ringraziare anche e soprattutto la nostra rete di produttori, oltre al nostro team, per averci aiutato e supportato nell'avvio di questa nuova iniziativa. E poi abbiamo aggiunto la possibilità di donare 1 euro per gli ospedali del territorio ad ogni spesa fatta. E per ogni euro aggiunto da chi acquista tramite Fresco Locale, noi abbiamo aggiunto 1 euro. Rimaneva un aspetto fondamentale da risolvere, ovvero aiutare e supportare anche i nostri ristoratori e chef. E così abbiamo ideato e lanciato tre iniziative che abbiamo annunciato recentemente negli ultimi giorni su iostoconiristoratori.it, che invito tutti i nostri colleghi ristoratori e chef a visitare perché ci sono tante altre aziende che stanno aiutando e supportando i ristoratori in questa difficile fase. Abbiamo anche voluto dare un nome a queste iniziative. La prima si chiama Shock Stock e aiuta i ristoratori a svuotare il proprio magazzino. Difatti, noi acquistiamo i prodotti di qualità che sono rimasti stoccati nelle celle frigo e nei magazzini dei ristoranti per venderli tramite Fresco e Locale alle persone che sono interessate. La seconda iniziativa si chiama Free Menu Box e ha l'obiettivo di aiutare tutti quei ristoratori che non hanno mai approcciato la vendita online tramite tutte le varie piattaforme di food delivery, e quindi tramite questa soluzione noi aiutiamo i ristoratori a pensare un menu adatto a quel tipo di esigenza e di conseguenza offriamo una box di ingredienti gratuita con cui iniziare a sperimentare per quel menu. La terza ed ultima iniziativa, e forse quella più importante, si chiama Addio Covid. In vista della riapertura, infatti, aiutiamo i ristoratori a riprogettare il menu individuando i prodotti con il miglior rapporto qualità-prezzo e dall'altra parte offriamo una scontistica del 20% sugli acquisti effettuati tramite Soplaia, per i primi 2 mesi dopo la riapertura, parallelamente a delle condizioni agevolate di pagamento.
Ci sono altre iniziative che abbiamo in cantiere e ben presto le annunceremo, sempre con l'obiettivo di aiutare il più possibile i ristoratori e i produttori a rinascere dopo questa crisi. Sappiamo bene che gli aiuti dallo Stato e dall'Europa fanno difficoltà ad arrivare, perciò l'unica arma che abbiamo a disposizione è quella di aiutarci e supportarci a vicenda, soprattutto tra imprenditori. Perciò invito tutti quelli che hanno la possibilità e la fortuna di poterlo fare di reinventarsi e pensare già a una nuova normalità. Infine sono a disposizione, assieme allo staff di Soplaia, all'indirizzo email info@soplaia.com per idee e confronti con tutti gli imprenditori, soprattutto con quelli operanti nel settore del food e della ristorazione. Quindi ringrazio tutti per l'ascolto e in bocca al lupo. Ciao.